Ricordo che Valeri va in una finale europea a livello altissimo, secondo crono al mondo per la Bloom, e tu secondo in buon tempo. Sì, sì, devo dire di sì. È vero che non so neanche chi mancasse onestamente in questa finale, perché fosse una finale europea comunque di tutto punto, quindi contentissima già prima di esserci, perché non era facile neanche quello, e sicuramente di essere scesa sotto 54, che quest'anno non era mai riuscito, quindi sono contenta. In prospettiva Glasgow? Prospettiva Glasgow, adesso io ho finito il mio 7 colli, domani mattina farò allenamento, poi mi sposto a Milano per l'ultima parte di registrazioni con Italia's Got Talent. E da venerdì sarò a Livigno per l'ultima fase della preparazione vista di Glasgow. Sorridente e leggera. Sì, 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 ma io quest'anno mi sto, tra virgolette, imponendo di essere così, nel senso che prendo quello che viene, ma perché è giusto per me così in questo momento. Sai che cosa è impressionante? Il boato della piscina del Foro Italico ti riserva ogni volta. È emozionante. Sì, devo dire di sì. Mi dispiace forse non aver onorato comunque con la mia gara questo pubblico, però chi lo sa, magari nei prossimi anni.